Oh, che spettacolo! Guarda lì, addirittura si vede la Corsica. Sai che cos'è questo? Questo è un tramonto. Se io fossi qui con Adriana Lima probabilmente mi tornerebbe molto utile, ma siccome io sono qui con una bici, questo che è il tramonto diventa il mio peggior nemico. E ti spiego il perché. Ora sta tramontando, quindi io non sono attrezzato per uscite notturne, non ho né lucetta né luce, oggi sono uscito per farmi un giretto. Quindi che cosa succede? Io da adesso ho un quarto d'ora di crepuscolo e poi un altro quarto d'ora più o meno di crepuscolo dove veramente la visibilità è praticamente bassissima, e dopodiché dopo mezz'ora è buio completo, quindi mi tocca tornare giù. Diciamo che cosa succede? Adesso che purtroppo si stanno veramente stringendo le giornate, per noi la questione si fa brutta, è bruttissima, perché siamo costretti, come sai, a ritagliarci sempre tempi più corti e più stretti. Io che cosa faccio? Io ti posso dire che le opzioni possono essere tre. Una, ti cerchi l'orario dove il sole è in alto e quindi va bene. Due, fai i rulli. Gran bella cosa, da quando hanno inventato Swift, ti lascio il link qua sopra, da quando hanno inventato Swift i rulli si fanno molto molto volentieri. Terza opzione, la più suggestiva ma anche la più pericolosa, è quella di montare sulla bici fari e luci ed uscire comunque di notte o comunque all'imbrunire e poi per tornare a casa di notte. Io oggi ho deciso di uscire per farmi un giretto, per godermi il tramonto, ma visto che adesso realmente sta diventando buio, adesso ti faccio vedere dall'altra parte. Come hai visto, adesso sta realmente diventando buio, quindi avrò più o meno una ventina di minuti di luce, ma sono più che sufficienti per tornarmene a casa. Boh, dai, spero che questo piccolo dettaglio sulle giornate che si stringono ti sia stato utile. Ciao, alla prossima!